Ma a tutti ragazzi, benvenuti, sono il vostro Mighty Mars. Oggi siamo sul secondo episodio di Airport CEO. Noi andiamo avanti con il nostro mini gameplay. L'altra volta avevamo fatto proprio delle prime cosettine e adesso noi andiamo avanti. Se non avete visto il primo episodio, vi invito a vedere il precedente gameplay. Eccoci qua. Allora, l'altra volta noi avevamo fatto questa piccola pista d'atterraggio in asfalto, avevamo fatto la pista di rullaggio e i gate dove far atterrare questi aerei piccolini che sono aerei privati, ok? Le rotte sono minime e anche il guadagno sarà minimo per il momento. Poi avevamo fatto la cisterna e avevamo comprato anche un mezzo per il rifornimento degli aerei, ok? E poi avevamo suddiviso la strada pubblica con quella, diciamo, privata dell'aeroporto, ok? Adesso il tutorial ci dice che noi dobbiamo fare praticamente la fermata dell'autobus e dobbiamo fare la fermata del bus o del parcheggio per auto assicurandosi che siano connessi alla strada pubblica. E poi aprire il pannello al mappa del colore per dare un'occhiata dove i passeggeri dipendenti possono camminare. Vediamo un po' dov'è. Area pedonabile, e non c'è un cacchio di area pedonabile, quindi va fatta tutta l'area pedonabile. Credo che sia abbastanza importante, però. Dobbiamo prima fare il discorso parcheggio pubblico, perché comunque noi dobbiamo fare per forza così. E vedete che il problema dalla griglia del gioco, come vedete, ci sono questi quadratini piccoli piccoli dove noi possiamo fare il marciapiede. E i quadrati, quelli un po' più grandi, dove lui posiziona le costrutture. Quindi, se io volessi fare un marciapiede, ad esempio qua, o lascio lo spazio libero, lo faccio largo di 4 quadratini. Ed sono tanti per un marciapiede. Quindi, per ora noi lo facciamo così, sperando che sia fatto nella maniera giusta. Poi ci mettiamo la fermata taxi e ci voglio mettere anche la fermata auto, no, perché c'è quello grande, voglio mettere la fermata autobus, ok, e il marciapiede lo farò passare dietro perché io non lo posso far passare davanti, anche se sarebbe più corretto, perché a casa mia i marciapiedi sono davanti alla strada, non dietro, però cosa vi devo dire? Marciapiede, perché dovrei farlo passare qua, però non me lo fa inserire perché mi dice che deve essere attaccato. Io la faccio largo 2. In realtà poi quello che io vi dicevo, che se io costruisco, per esempio, mettiamo anche questo, vedete che mi salta i due quadratini perché lui considera solamente i quadrati grossi e io non posso farlo, cioè mi sembra un po' sprecato fare un marciapiede da 4, al massimo da 2 e mi sembra già abbondante. Ok, noi lo facciamo così, speriamo gli vada bene. Qui magari lo facciamo da 1. E così anche loro sono più contenti, gli operai. E lo facciamo anche da questo lato, però aspettiamo un attimino. Poi le strisce, comunque a me, cioè, piace che ci siano tutti questi particolari, eh. Non è che mi dispiace, bisogna poi vedere il gioco come lo interpreta, quello sì. Ok, adesso noi queste cose qui le abbiamo fatte.
Definisci, crea una stanza personale, io devo sempre creare il gate però, attenzione, il gate, il terminal. Ok, il terminal si fa praticamente qui e lo facciamo alla stessa altezza, però anche qua mi piacerebbe mettere il marciapiede davanti, ma non... Cioè, lo potrei anche mettere. Sarebbe più, però poi viene, non so se poi lui l'accetta, non riesco. Io lo faccio così e il marciapiede lo metterò laterale. Facciamolo un bel po' grande. Al limite qua gli facciamo una strada e gli metteremo il marciapiede tutto intorno a questo punto, perché sinceramente io posso mettere il marciapiede da due, messo tutto intorno volendo, perché no? E poi una strada asfaltata pubblica che non va a toccare il marciapiede perché lui ritiene che non mi considera il discorso di questo spazio qua e noi lo facciamo così. Poi noi dobbiamo inserire il pavimento perché lui vuole anche il pavimento, lo facciamo questo qua va, facciamo questo pavimento qui, poi le porte mettiamo grandi, me le prese una qui e una centrale, poi ne mettiamo una qua e una qua e dietro anche no, dietro io ti metto i pannelli grandi in modo tale che tu riesca a vedere gli aerei quando decolano, che è molto magico. E poi lui, io qui vabbè non ve lo dice ma ve lo dico io, tanto queste cose qui le ho già un po' fatte. Ok, lui la fermata dell'autobus io già l'ho messa, però non so perché non me lo segna. Vediamo un attimo, io ci voglio mettere anche le pensiline. Mettiamo una per il tassi e vabbè, due per l'autobus. Stanno facendo, poi facciamo quello che vedete, però lui dice che da questo lato qui non ci, giustamente non va più, c'è. Il nostro bello marciapiede lo mettiamo qua, qui boh, facciamolo così, cosa gli devo dire, contento lui, facciamo così e di qua in realtà l'ha già fatto. Ok, poi volendo agevoliamolo il più possibile. Mettiamo le strisce pedonali dove c'è il passaggio, mettiamone uno qua, mettiamone uno qui e poi ne metteremo due qui appena fanno la strada. Parcheggio per auto, questo già stanno, cioè è funzionale perché le auto stanno parcheggiando, quindi non vedo perché non me lo deve segnare. Poi definisci e crea una stanza del personale, posiziona qualche scrivania, decora il terminal con il nuovo pavimento, abbellisce il terminal con delle belle fiamme. Il pavimento l'abbiamo già anche messo.
Ok. Intanto gli metto sempre le strisce peronali, le mettiamo qua all'altezza dell'entrata. Poi ragazzi, se vi va bene, bene, se mi la fate entrare nell'aeroporto per qualche difficoltà me lo direte, perché insomma, più di così. Preferisci creare una stanza del personale. Ok, stanza del personale. Vediamo un po'. Stanza del personale. La facciamo non esageratamente grande. E poi facciamo anche i bagni. E poi chiederà anche i bagni dopo. Magari aspettiamo. Lo fa o l'ha cancellato? Ok, quindi cosa farebbero? Cosa costruirebbero? Poi dobbiamo creare stanze del personale e posizionare una scrivania. Personale. Ah, io l'ho fatta qua. Zone stanze e personale. Sarà la stessa cosa? Facciamo una cosa che non vorrei aver sbagliato. Eh no, però vedete che non me lo fa cancellare. Vabbè, io lo faccio qua, penso sia uguale. Posizione oggetto non valido. Ma se io avessi sbagliato per dire a mettere una zona. Cioè cancella zona per dire. No. Non è detto che sia sbagliato, però. Quindi io poi, se devo fare un muro, l'unico muro che io vedo disponibile è questo. Anche se mi sembra un po' spesso come muro, perché è quello del terminal. Magari l'interno delle pareti un po' più fini. No, eh. Facciamo anche magari un vetro qua. Facciamo. E poi vuole delle piante. Spero gli vada bene. Non credo, perché non mi sta segnando niente. Però non è, qui non è che si può scappare più di tanto, eh. Se mi levi sta roba vado avanti. E assumi due amministratori. Adesso, tanto che loro costruiscono qua, faccio vedere un attimino come si studiano i progetti. Noi dobbiamo andare nella dashboard, dobbiamo assumere due amministratori, quindi personale, eccoli qua, su candidati, prendiamo gli amministratori quelli un pochino migliori e poi dobbiamo andare nel progetto RES. Vediamo un po' dove sta il progetto RS, eccolo qua, operazioni progetto RS, se clicca per un nuovo progetto, licenza commerciale per trasportare anche permessi dei rimedi, voli notturni, permessi di costruire piani, licenza commerciale estesa, servizio gate remoto, gestione bagagli, negozio francese, caffetterie e unità di pronto intervento, molti di roba. Iniziamo il progetto, dobbiamo metterci almeno due persone, minimo 2, massimo 5 a studiare, e piano piano loro vi studiano, vedete, 1,5. Se avessimo anche magari fretta, ne può assumere uno, $29 l'ora, costano anche un bel po' secondo me alla fine dei conti. Mettiamo un terzo, fa un pochino prima. Ok. E però lo stanno usando, Chi è lui? Tessino indipendente Roman Rococio. Tutti Mighty Mars si chiamano, no? Ma come so io questo? Sono io proprio? Cioè faccio tutto?
produttività, energia, vescica. Ah, allora dobbiamo fare il gabinetto, zona bagno, io lo faccio accanto qui, non lo voglio fare enorme. Io la parete uso sempre quella del gate, mi sembra un po' spessa come con beh, bella proprio con la parete in vetro a vista, che così possiamo vedere tutto, che bello. Bello, metto uno lì che urina, orina, vede gli aerei che partono, molto poetico, molto romantico. E quelli che partono vedo te che urini, che menzioni. Quindi molto poetico anche quello. 4, poi mettiamo l'asciugamani. 3, 4, li mettiamo così, non è che siano molto. E poi mettiamo gli urinatoi, anche se li ho sempre avuti sulle balle gli urinatori, quando vado in bagno non li uso mai, perché la privacy è importante anche in certi momenti. Poi vediamo un po' il cestino. Mettiamo il cestino e poi voleva le decorazioni per le piante. Ah, il distributore automatico lo mettiamo accanto al gabinetto, con tutti i suoi bei odorini, che sono uguali. E poi mettiamo anche, dove sono le piante? Ah, me le sta segnando. Completo la licenza commerciale. Ok, le piante, negozi, personale, decorazioni, medio. Allora, ne mettiamo una qui. Ah, la porta, vedi che mi sono scordato. C'era qualcosa che non tornava. C'era qualcosa che non tornava. Medio è da 2. Mettiamo una media. E poi altre cose le mettiamo più avanti, perché poi vuole posti, naturalmente vuole posti a sedere. Ma se no mettiamoli subito, chi se ne frega. Allora, facciamo queste belle linee grandi. Mettiamole, non voglio fare cose troppo appiccicate che mi danno abbastanza fastidio, facciamo le due così. Poi facciamo la poltrona, diciamo la zona un pochino più di lusso, che è quella sempre occupata, anzi facciamo una cosa parallela. Quando vai all'aeroporto vedi le belle poltroncine, ti tuffi perché c'è un posto libero, ma c'è qualcuno che un secondo prima te lo frega e ti bestemmi un quarto d'ora, perché è sempre così. Poi tavolo, altrimenti si potrebbe anche mettere una bella fila di tavoli, però il tavolo lo vedo più, diciamo, per quando ci sarà magari qualcosa di negozio. Vabbè, tanto per, dai, chi se ne frega. E poi c'era, ecco, il tavolo per laptop mi piaceva. Per ora facciamo così. Qui c'è la fila però, eh? Chi è sta gente? Via, via. Dovete fare i bagni, dovete fare tutta l'altra roba. Allora, adesso aspettiamo il completamento del progetto, andiamo avanti un po' più veloce.
Ok ragazzi, siamo andati un po' avanti con il tempo, il progetto è stato completato. Adesso è un bel casino. Posiziona due banchi di check-in piccoli, imposta una parte del terminal, una zona sicura, assicurati che i banchi del check-in non siano all'interno della zona sicura, posiziona un paio di controlli di sicurezza, posiziona un'uscita di sicurezza. Posiziona un banco di imbarco vicino al gate adiacente al terminal. Fai clic su un banco di imbarco, connette il gate più vicino. Clicca ogni gate, abilita i voli commerciali e apri la tua pista per un uso commerciale. Un botto di roba, ragazzi. Veramente un botto di roba. Quindi io direi che oggi abbiamo fatto il discorso parcheggio. Fermata autobus e taxi, abbiamo cominciato a fare il gate. Se vi interessa portare avanti questo gameplay, fatemelo sapere nei commenti, nei like, scrivetemi proprio se vi interessa che lo porti avanti. E se volete, noi la prossima volta facciamo tutto questo bel po' di roba e convertiremo l'aeroporto privato in aeroporto commerciale. Quindi io vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi.